Ciao amici, Luca, Red7, siamo qui nel laboratorio oggi con un caro amico e grandissimo artista, Davide Ferrario. Grazie dell'invito, sono onorato di essere qui. Benvenuto. Allora, piccolo discorso introduttivo, Davide, per il popolo chitarristico che magari non ti ha ancora visto o non riconosce il tuo volto, chi sei musicalmente, dove nasci? Cosa suoni? Presentati un po'. Allora, mi chiamo Davide, questo è già stato detto. Nasco come chitarrista prevalentemente, anche se in realtà ho iniziato a suonare abbastanza presto, avevo 8 anni, in casa mia giravano un po' di strumenti perché mio padre era musicista per hobby, per cui ho sempre strimpellato un po' tutto abbastanza male, cioè questo è un po' è sempre stato il goal della mia vita. La stringo molto, insomma, ho come tutti iniziato a suonare in una band di cui ero cantante, chitarrista e autore dei brani, con la quale poi ho collaborato per un lungo periodo con Battiato, per 12 anni, e adesso, insomma, da qualche anno, ormai da 10 anni, lavoro con Max Pezzali, di cui sono appunto chitarrista, tastierista, corista, produttore, direttore musicale, un po' di cose, insomma, mi occupo di un po' di aspetti oltre a quello specifico di suonare sul palco. Deve suonare lo strumento. E basta, ho uno studio di registrazione, faccio musica elettronica che mi piace tanto, e che altro dire? Ma direi che abbiamo esaurito un po' tutto. Quindi nasci da una famiglia che, diciamo, da un'impostazione musicale, non sei partito, tra virgolette, da zero, arrivi già con la musica a casa, sì, quotidianamente? Abbastanza quotidianamente, nel senso che mio padre mi ha sempre fatto ascoltare un sacco di musica quando ero piccolo, e per cui, appunto, pur non facendolo di lavoro, lui in realtà inevitabilmente sono stato influenzato dai suoi ascolti e dal fatto che vedevo lui suonare, per cui per me era una specie di cosa a cui ambivo, ed è in realtà l'unico lavoro che io ho sempre fatto nella vita. Non ho mai fatto un altro lavoro, ho sempre solo suonato, ho studiato informatica all'università, ma ciò nonostante poi alla fine sono finito. Quindi classico lavoro serio? Il lavoro serio non l'ho mai avuto, ho lavorato credo 2 mesi in un'autoscuola per pagarmi 300 euro di università nel 2001, in cui facevo le pratiche, però è durata molto poco. Allora siamo in due che lavoro serio. Beh, insomma, voi in realtà invece qualcosa di più serio lo fate, mi sembra. Benissimo, grazie. Hai parlato nella prima risposta delle tue collaborazioni live, sì, sia con Franco Battiato, poi nella retroscena anche mi hai parlato un po' di Gianna Nannini, sì, Max Pezzali. Sono curioso, certo, proprio come è nato il primo incontro professionale, quindi come sei passato dalla classica band, certo, di amici. Guarda, questa è una storia abbastanza rocambolesca, nel senso che appunto io sono nato qui vicino, in un paesino che si chiama Monselice, dove avevo la mia band era composta da, eravamo in tre, eravamo tutti e tre della zona, e per cui suonavamo un po' nei localini, ma neanche tanto in realtà, perché non è che ci volevano tanto, perché noi facevamo la musica nostra, tutti facevano le cover, e per cui, capito, poi noi facevamo anche della musica strana, perché a me sono sempre piaciuti i Radiohead, mi sono piaciuta quella scena del Britpop che in quel periodo lì non era particolarmente apprezzata, per cui già uno fa musica sua, in più è anche strana, era veramente faticoso, per cui nei 5-6 concerti che abbiamo fatto in tutto nella nostra vita, una volta suonavamo di spalla ad una band di Milano in un locale proprio a Monselice, e tra il pubblico c'era un ragazzo che è di Padova e che lavorava però a Milano nello studio di Pino Pischetola, che era fonico e collaboratore anche nella parte di produzione di Battiato in quel periodo, e in quel momento Battiato stava incidendo un disco che si chiamava 10 stratagemmi e stavano cercando una band, un power trio, noi eravamo appunto quella cosa lì perché eravamo chitarra, basso e batteria, e cercavano appunto qualcuno che potesse fare degli interventi un po' picchiati, un po' rock in quel disco lì. Questo tizio, amico mio, Raffaele Stefani, ciao Raffa, salutiamo perché se faccio questo mestiere la responsabilità, la colpa è un po' sua, mi ha chiesto un demo, l'ha portato a Pino e siamo finiti in studio con Battiato, dove avremmo dovuto fare solamente un brano come intervento, invece poi dopo la cosa è piaciuta. E da lì abbiamo fatto tutto il disco, siamo finiti a suonare in tour, poi la band si è sciolta
Io ho continuato con Battiato per un bel po' di anni, appunto, fino al 2015, e dal 2004, sì, 2015-2016, perché sono un bel po' di anni. Quindi un disco e 10 anni di live? Sì, no, in realtà poi vari dischi, perché poi ne abbiamo fatto anche un altro, altri due, altri tre, forse, non me lo ricordo, perché poi si perde questa cosa, sono passati un po' di anni, per cui non ho una memoria molto precisa, però insomma abbiamo lavorato tanto assieme, tantissimi concerti, tantissime cose, sia teatrali che magari invece in posti più grandi, insomma, sono stati anni molto belli, perché poi con Battiato si lavorava molto bene. E ovviamente poi quando si entra un po' a contatto con il mondo appunto del live, del professionismo, succedono delle occasioni, succedono delle cose, per cui da lì appunto ho collaborato un po' di anni con la Nannini, anche in veste di tastierista, per dirti, a un certo punto Che è una sono tua passati caratteristica, davvero. nel senso. Sì, ho sempre suonato tutto, come dicevo prima, non mi piace l'idea di suonare uno strumento, non mi piace l'idea di studiare uno strumento, mi piace l'idea di fare della musica, che è un'altra cosa, no? Per cui usare tutto quello che si può Condivido. per farlo. La chitarra ovviamente è la cosa che istintivamente mi viene più semplice perché è il primo strumento con cui ho avuto a che fare quando ero piccolo, per cui ho una certa immediatezza e per cui chiaramente è quella che poi dal vivo uso di più. Però in realtà non ho una predilezione per uno strumento piuttosto che un altro, cioè mi approccio più o meno nello stesso modo, sono sempre stato abbastanza un kamikaze in questa roba qua, cioè qualsiasi roba c'è, io provo, poi Bellissimo. sarà bello, sarà brutto, non sarò io a doverlo dire, però insomma comunque mi piace appunto il fatto di potermi confrontare con cose nuove sempre, anche perché sennò è una noia mortale. Concordo. Ok, quindi dopo la parentesi con Gianna, capita Max. Sì. Che anche questo è successo in una maniera assolutamente rocambolesca, forse più della prima, perché il chitarrista che c'era prima di me, era Sergio Maggioni, che insomma, anche lui aveva un ruolo, oltre al chitarrista, si occupava di fare appunto produzione di alcune cose. E un giorno lo trovo in un bar a Milano. E io devo dire, ero sempre stato fan, oltre che di Max, ma anche della situazione, no? Perché li vedevo da fuori, li quando ti incroci magari in quelle situazioni dove fai dei grandi festival, tipo, non lo so, i Wind Awards, Con più queste artisti, robe dove quindi. c'è tanta gente, io li vedevo arrivare e dicevo, ma sai che mi sembra una roba proprio dove sono tutti simpatici, tutti carini, che figata. Per cui lo becco in questo bar e gli dico, oh, ma vi serve uno che viene a schiacciare play sulle sequenze, eccetera? E mi metto, ma vuoi andare a te al posto mio, che io me ne voglio andare. Ok, va bene. E così fu. E da lì entrai e niente, questo accadeva nel 2013. E da lì sono rimasto. Poi devo dire, con Max è nata una collaborazione molto stretta perché ci siamo probabilmente trovati molto bene subito. E per cui mi hanno affidato anche tutta una serie di altre cose, per cui ho prodotto un disco intero, poi dopo ho prodotto qualcosa, magari in altri dischi, magari non tutti, ma il brano, il singolo brano, varie cose. E appunto mi occupo della direzione musicale, della parte di programmazione delle sequenze, tutta una serie di aspetti, insomma, molto anche più, come dire, tra virgolette, tecnici, se si vuole, no? Ed è una collaborazione molto bella, nel senso che con Max, come dico sempre, forse è l'unico artista con cui vorrò lavorare, nel senso che non mi immagino un'altra cosa. Cioè, Ti senti a casa, ti trovi sì, bene. mi sento a casa e per me questo è forse l'aspetto più importante, cioè quando c'è un gruppo di lavoro bello con cui ti trovi bene, con cui non ti stressi. E non è una cosa così scontata, nel senso che sai bene Assolutamente, che sì. in È questo ambiente qui non è molto semplice, difficile, è sì. molto difficile, per cui me lo tengo ben stretto finché non mi mandano via loro, insomma, per il momento Tu rimani. io rimango, E qui mi esatto. ricollego perché mi è stato fatto un regalo, un biglietto, appunto per il concerto di Max Certo. un anno fa, più o meno. Credo sì, più o meno un Più o anno meno un anno fa, sì. fa. E ho detto, ma sì, dai, volentieri. Insomma, era un ricordo di infanzia Certo. e mi aspettavo una determinata cosa, cioè le classiche canzoni riproposte, cioè Certo. classicissimi. E con mia somma sorpresa. Ho trovato insomma, un concerto riarrangiato in modo spaventoso,
molto elettronico, molto molto vivo, molto attuale, nel senso non, certo. non negli anni 90, non che sia una cosa negativa, però c'è un contesto molto diverso da quello che mi aspettavo. Certo. E sono rimasto specialmente colpito dai suoni di chitarra, perché ok, belle le canzoni, bello tutto, però diciamo che la musica di Max non è mai stata guitar oriented, cioè... Sì, ma in realtà questo è parzialmente vero, perché poi forse nel periodo iniziale no, però poi a un certo punto, cioè non dimentichiamo che il primo produttore di Max, che era Marco Guarnieri, in realtà era un chitarrista, okay. C'era in realtà molto, poi è chiaro che insomma erano anni quelli dove tutto quello che era analogico sembrava che dovesse essere bandito dal mondo, esatto, no? Cioè doveva esatto. essere tutto digitale, per cui il suono era quella roba lì, sì, sì, poi sì, nel sì. tempo insomma un po' di cose sono cambiate. E comunque di base mi sono ritrovato un concerto molto energetico, dei suoni bellissimi di chitarra che non mi aspettavo, e alla fine Max, quando presenta Davide Ferrario, un 16. Noi certo. siamo di Essimo, ho detto ma come? Io non lo conosco, e quindi qui è nato diciamo il punto certo. di incontro, e da quel concerto sono rimasto veramente molto, molto colpito, e insomma siamo grati oggi di avere Davide come artista e come amico. Ma io sono orgoglioso insomma di avervi incontrato, perché in realtà tu non conoscevi me, ma nemmeno io conoscevo voi, per cui insomma è stata un'occasione davvero fortunata. Perché al momento tu sei stabilito a Milano, quindi era magari sì, forse sì, anche un po' certo, difficile. Certo, però. Assolutamente, sì. Però insomma vedo che voi in realtà siete qui, ma siete nel mondo, per sì. cui insomma sì. non è che non penso che siano i 200 chilometri che fanno la differenza. No, beh, innanzitutto grazie dei complimenti, che ovviamente non sono complimenti a me, sono complimenti a tutti, perché certo, è un lavoro di squadra assolutamente integrato, no? Cioè una cosa a cui hanno collaborato tutti. Io semplicemente cerco di dare delle indicazioni, cerco di appunto occuparmi di quello che di assegnare delle parti, poi chiaramente ognuno. Cioè sono tutti, devo dire, musicisti veramente pazzeschi quelli che suonano, cioè forse io sono il più scarso, anzi certamente io sono il più scarso, e per cui insomma il merito ovviamente è anche della parte tecnica, della fonica, di tutte queste altre persone che collaborano, che riescono a rendere il live una cosa che piace, che diverte, che come hai detto giustamente tu, che è molto viva. La mia filosofia in queste cose, anche se è una cosa che tu insomma, quando dici una roba del genere un po' la gente ti guarda, ma è di cercare di essere il più possibile live e il meno possibile in sequenza, no? Perché ormai... Anche quello è un altro aspetto che ho apprezzato tantissimo, sì, nel senso per che... quanto le sequenze siano inevitabili ormai. Sì, ma perché ti serve avere il suonino, la cosa, la sirena dell'uomo ragno, piuttosto che... Però l'impianto musicale per me è imprescindibile che sia dal vivo, cioè anche voglio dire gli arpeggiatori che girano comunque sono cose che vengono suonate dalle mie tastiere o che suono addirittura io sulle mie tastiere, ma è tutta cosa, cioè è tutta roba che gira via MIDI, insomma si cerca il più possibile di essere come dire band come fondamento sinceri da quel punto di vista e sopra perché, farci magari sì, qualcosa esatto, e per me questa cosa qui è fondamentale, per cui credo che questo sia il motivo per cui poi il concerto respira un po' di più, insomma, più che essere una serie di basi di plastica che ovviamente sono lì e per carità sicuramente suonano anche meglio ovviamente, però ti risulta meno impattante forse, no? Entriamo un po' più sul tecnico per gli amici chitarristi, cioè che probabilmente saranno la stragrande maggioranza che guardano certo. il video. Come dicevo prima, io sono venuto al concerto e subito l'occhio mi è caduto su un bellissimo Vox. E non mi sembrava nemmeno tanto recente, quindi diciamo l'associazione, ok, chi sta suonando probabilmente alla ricerca di qualcosa di sì. abbastanza particolare. Sì. E, ho sentito anche suoni molto ricercati, sempre in base alle mie aspettative, nel senso che certo. magari sai, per un concerto pop, ok, i suoni sono carini, eccetera, eccetera. Ho sentito cose quasi sintetiche, delay particolari, quindi diciamo prima di arrivare a Rev 7, com'era il tuo modo live, certo. ampli? Ma allora, questo te lo raccontavo anche prima, diciamo fuori onda, per usare un'espressione televisiva, senza cadere sul Gian Bruno e su questa roba. Comunque, questo tagliamo, magari per faceva ridere, non sono riuscito a non dirla. Allora, io vengo da un, ho
ho cominciato a fare questo mestiere senza amplificatore. Ok. Cioè i miei primi tour, perché quando ho iniziato a lavorare con Battiato, il fonico che avevamo, che era Pino Pischettola peraltro, esigeva un palco muto. All'epoca il palco muto significava usare degli emulatori, per cui il primo tour che ho fatto l'ho fatto con una pedaliera della Vox peraltro, che era uno dei primi amps, era l'alternativa al Pod. Ok. No? La Tone Lab, una cosa del si genere. Chiamava credo Tone Lab, sì. Una roba terrificante, però quel suono lì è finito poi anche in un DVD che abbiamo fatto, poi alla fine così terrificante forse poi non era. Da lì sono passato a Guitar Rig, da Guitar Rig poi a Kemper, perché ho fatto un sacco di anni, ma fino tipo al 2012, per cui diciamo 11 anni di... Sei stato un pioniere qua? Lavoro, e beh all'inizio sì, ce l'ho solo io, perché gli altri mi dicevano tu sei pazzo, cioè non si può usare sta roba qua. Cioè... Ricordo il boom del Kemper, forse... 2014-15, sì, il primo boom. Guarda, io l'ho preso nel 2012, per cui insomma sarà stato non dei primissimi, però insomma non era così diffuso, okay. Ecco. E, poi a un certo punto ho pensato, ma perché io devo avere, tipo essere maniaco dei sintetizzatori analogici, avere solo roba analogica in studio e l'unica cosa che sostanzialmente mi fa pagare le bollette, cioè la chitarra, devo tenerla relegata a uno scatolino, per cui da lì mi è venuto il desiderio di cercarmi un ampli vero. Io sono sempre stato un fan del mondo Vox, perché i miei chitarristi che sono preferiti, che sono Johnny Greenwood e Graham Coxon, cioè due cose da Britpop, capito, di quel periodo lì, più o meno il suono gira attorno a quella cosa lì, forse Graham Coxon è un po' più Marshall che Vox, però vabbè. E per cui ho trovato un Vox AC30 del 71, 82, una roba del genere, che ho barattato per il camper. Cioè pensa che pazzo questo che mi ha detto, guarda, io sto cercando il camper, ti interessa un AC30 del 71? Dico, certo, mi ha fatto questo scambio, secondo me assolutamente iniquo, però vabbè, lui era contento così. E quindi quello è l'ampli che poi mi sono portato in giro per un po'. E quello più un altro Vox invece che poi ho acquistato invece di quelli nuovi, per capirci, perché insomma erano i due ampli che giravano dal vivo fino a prima di incontrare voi sostanzialmente, non microfonati, perché okay. Noi dal vivo, sempre per un'esigenza di palco muto, all'epoca, ora uso lo X, all'epoca usavo il, come si chiama, il Captor, okay. Il Torpedo Captor. Perché comunque insomma devo dire che funziona abbastanza bene, sì, nel senso che comunque emulare una cassa non è emulare tutto l'ampli, per cui alla fine la cosa funzionava, e anche in studio devo dire che tutto sommato preferisco quasi far così, perché mi risulta meno complicato. Questo è quanto. Poi appunto vabbè, un po' di pedalini, un po' di cose che nel tempo ho messo insieme, anche questi un po' prendendoli dai miei appunto chitarristi, suoni preferiti, per cui sei tipi di distorsori diversi, okay. Che vengono appunto da varie influenze che ho raccolto nel tempo, e in realtà sì, poi c'è qualcosa di strano, magari poi appunto lo vediamo smanettandoci, che qualche suono curioso, qualche cosa che nel tempo... Io non sono uno che in realtà paradossalmente non me ne intendo molto di amplificatori, di cose così, cioè vado un po' a sensazione, cioè quello che mi piace e quello che non mi piace, stessa cosa per i pedalini, e però sono anche sempre stato abituato a tirare fuori le cose con quello che ho. Quando ho cominciato da piccolino avevo un Fender Super 60 valvolare, che ho ancora qua dai miei, e una pedaliera della Boss, grande così, che altro non era programmabile, era una di quelle cose, cioè era come se fossero quattro pedalini, okay. singoli della, okay. della Boss. Uno di questi me lo sono anche ricomprato, perché tanto che avevo la nostalgia di quel suono lì. E io facevo tutto con quello, cioè quello avevo, c'erano dei soldi per comprarmi, no, cioè avevo quella roba lì. Certamente. Per cui insomma, tanta scuola suonando sui dischi e cercando di copiare il suono che sentivi sul disco con la strumentazione che avevi. Questo secondo me è fondamentale, non è una cosa che ho perso, nel senso che alla fine
più o meno qualsiasi cosa mi ritrovi per le mani, alla fine sono sempre un po' io, no? Cioè non c'è, non si sente una grande differenza. Questa poi... secondo me è la grande differenza, cioè tra il chitarrista vero, sì, può darsi, e quello, chiamiamolo, non è corretto, però io definisco il turnista di giornata, nel certo, senso quello che si adatta, che è giusto adattarsi, però l'impronta del chitarrista, no, che sono proprio due lavori diversi, bravo, ma utilizzare diverso materiale, diversi amplificatori, certo, effetti, ed avere più o meno sempre la stessa impronta sonora, sì, per me è inevitabile, ma perché io sono un autodidatta, cioè non sono uno che cioè peraltro voglio dire, io suono la chitarra per altri, ma non è una cosa che volevo fare nella vita. Cioè, mi è successo. Capisco, ti è capitato. E va bene, ed è, va benissimo così, però non ho mai avuto come sogno nel cassetto quello di dire dove mi metti divento aderente alla situazione in cui sono. Cioè, è il contrario. Mi chiami se hai bisogno di quella roba lì, se no non mi chiami perché... Non sono un chitarrista solista che fa, capito, i numeri, non ce l'avrò mai quella roba lì. Per cui la tua identità. Uno stile che ho, poi è un'arma a doppio taglio dal punto di vista, se vuoi, professionale, però come dico sempre, è meglio essere ricordati per la propria sincerità artistica che per la propria fama, cioè alla fine condivido nel personale per questa cosa qua. Quinto di base, chitarra, pedaliera con il quale fai, sì, i vari colori, certo, amplificatore vero, sì, e poi emulatore adesso di cassa, sì, adesso ho OX di Universal Audio. Ok, allora andiamo a vedere qualcosa. Yes, siamo qui con la pedaliera, finalmente facciamo, sì, sentire qualche suonetto. Sì, magari te la racconto un po', sì, 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 cosa dici, così ti... Allora, vabbè, tutto il core della pedaliera è la Mastermind, dove sono appunto collegati i vari distorsori e il compressore sui vari loop. Ok. Prima di entrare nella Mastermind, vabbè, c'è un selettore di ingresso che mi serve prevalentemente in studio, anche per fare del reamping, eccetera. In realtà dal vivo ne uso solo uno. Il Fuzz Probe, che in realtà con pezzali uso poco per fare degli effetti, raramente, ma più così, insomma, di cose esplosive, strane. Un noise gate della TC Electronic, il wah, questo T-Serial McCoy comprato una vita fa, vabbè, cordatore. Questo aggeggio qui che ho preso da poco, che è sostanzialmente un pre che replica il pre di un banco Neve vagamente, per cui c'hai un minimo di settaggio di EQ, sì, eccetera. In realtà è anche un pre microfonico volendo, per cui è un aggeggio che in studio c'ha il suo perché. E qui lo usi, diciamo, come overdrive, come ulteriore, no, colore? No, questo qui è sempre acceso e mi dà un filino di spinta sul, okay, suono, perché la mia paranoia è sempre di avere il suono scarico. Ok. Per cui, e in più riesco un po' a lavorare sulle Q, a me piacciono i suoni scuri, per cui cerco di, appunto, ho tolto un po' di alte, una zicca di medie, capito? Un po', okay, un po' fastidioso, ho dato un po' di basso, ma in realtà è quasi trasparente sostanzialmente, però... un minimo di così di boost in più e basta. Poi appunto dopo entra tutto nella Mastermind. Alla fine della Mastermind sono collegati il delay della Strymon, il volante, che è controllato via MIDI, per cui si accende e si spegne sulle patch, okay, in però via MIDI. Stessa cosa lo Zoya, che invece è un multi effetto molto strano, perché è una specie di come dire, di multi effetto modulare, per cui ti costruisci tu ha degli effetti basic, appunto, come il chorus, come il distorsore, hai dei piccoli blocchi, hai dei piccoli blocchetti che unisci, però puoi anche costruirti delle cose interessanti, perché appunto c'ha degli LFO, c'ha varie cose che puoi assegnare ai vari, okay, parametri, e fare anche delle cose abbastanza matte. In coda c'è lui, che è una specie di shimmer strano, di riverbero strano, che uso poco anche questo, perché nell'ambito pop effettivamente è un po', come dire, esagerato, però è divertente. Tutto questo va dentro a una cosa che non si vede, che è qui sotto, che è il vulcano della Sound Sculpture, si chiama, sì, che serve a fare il volume. È un volume MIDI, per cui però per ogni patch io salvo... Ok, tutti i controlli, esatto, diversi volume, solo ritmica, eccetera, eccetera. Okay. Basta, questo è quanto.
assemblata da voi magistralmente, devo dire, e niente. Per cui sì, va, il primo suono, beh, adesso partiamo con delle cose abbastanza standard, un pulito. Che uso sugli anni. Diciamo il tuo suono. È la base, beh, sì. Io tengo il compressore sempre acceso, perché comunque mi piace anche lì avere un po' di sostegno. Anche qui il delay praticamente non lo spengo quasi mai, cioè questa è una deformazione da infanzia, capito? Che, perché mi dà sicurezza, no? Okay. Una specie di coperta di Linus. Una cosa interessante, per esempio, parlando dello Zoia, sempre sugli anni, è che questo preset qui crea una sorta di swell che ho costruito io, per cui tu gli dai... fai tutta una serie di cose anche con le porte logiche, per cui tipo quando gli entra un suono... aumenta il volume un po' alla volta. Un pedale del volume automatico, diciamo. Praticamente sì, esatto. Visto che purtroppo io dal vivo devo fare una quantità di cose, perché tra tastiere, sequenze, eccetera, per cui più riesco a pilotare le cose via MIDI, più è tutto automatico, più certo. Mi è semplice. Poi magari appunto sei lontano dalla pedaliera perché sei davanti, sì, in giro per il palco, tu insomma mai visto, non sono uno che sta tanto fermo. Sì. Diciamo quindi, usciamo... il setup di oggi, usciamo, entriamo dall'ampli. Entriamo nell'ampli. Sì. Al momento abbiamo tutto quanto mono, tu suoni mono, comunque sì, suoni mono. Qui dentro l'ampli, che poi magari spiegheremo un secondo. E oggi abbiamo la cassa microfonata, esatto. È l'unica differenza al momento, esatto, tra il tuo setup regolare di tutti i giorni. Perché? Per il resto, esatto, questi sono i suoni che utilizzi, sì, anche live. Esattamente. Okay. Sempre stando sugli anni, che mi sembra un buon, come dire, una buona base di partenza per capire un po' quali sono le sonorità, un distorto ritmico sui ritornelli. In questo caso sto usando l'overdrive distortion della Boss, che è un pedale che fa parte di quella pedaliera che ti dicevo prima, di tanti anni fa, un pedale tutto sommato molto standard, molto non esoterico, però è un timbro che riconosco un po' mio e per cui ho voluto ricomprarmelo uguale. Poi in realtà appunto abbiamo questo qui, il 1981, che è una replica un po' migliorata del RAT, okay, del Proco RAT. Per i soli spesso uso il Tube Screamer, questo qui con questa piccola valvola di cui non capisco bene il funzionamento, ma mi piace, è molto bello. Poi voi me l'avete alimentato a 18 volte, per cui da quella volta lì spinge ancora di più e devo dire che è molto bello. Lo Shred Master della Marshall è una copia da Johnny Greenwood, che lo usava all'inizio sui primi dischi di Radiohead, per cui le varie cose tipo Creep, tipo quelle proprio le prime. Ho voluto averlo, è molto particolare, molto scuro, a me piace, al mio fonico un po' meno, però comunque va bene. E per cui insomma tipo il solo, per esempio degli anni, uso lui. Sempre volendo. Ok, poi invece parlando di cose un po' più particolari, per esempio questa qui è Come deve andare, dove uso lui come phaser. Ok. Per cui sulla strofa. Okay.
A volte nel parasport diventano un po' troppo perché hai molto riverbero già appunto sì. nella stanza, però io proprio mi danno una goduria personale proprio importante. Per esempio un'altra cosa strana che faccio sempre con lui è questo delay molto... Questo è un pedale di espressione che non ti avevo detto prima, che è collegato a lei, e via MIDI viene sputato fuori a quello che mi serve. In questo caso va a controllare il delay, cioè il repeat, per cui il feedback dello Strymon, per cui se lo tengo a zero... fermo quando non mi serve più, e questo insomma è un'altra cosa che mi sono costruito per così per cercare di copiare, perché come deve andare c'ha delle parti di chitarra molto processate in studio, no? Per cui okay. per cercare quindi, di ricreare quel mondo hai avuto il problema di ricreare quello che era stato esatto. fatto, sì, perché erano più chitarre magari layerate, per cui uno cerca di fare una sintesi sì. e di portarsi a casa il più possibile gli elementi importanti sì. e poi a me piace insomma cercare di ricreare delle cose magari un po' strane e complesse dal punto di vista dell'effettistica e questo è un caso. Si vede secondo me tantissimo il tuo approccio da synthman sì, sì, applicato alla chitarra, perché insomma sì. Qualche sistema, qualche pedaliera l'abbiamo fatta, devo dire che questa è una forse di quelle più strane, più cervellotiche, sì, diciamo. Sì, sì. Sì, però insomma fa un po', come dire, un po' una cosa che si basa anche su un tema caratteriale, esatto, un po' simile agli anni, un po' come tipologia, c'è nessun rimpianto, per cui un suono pulito. Su un ritornello. Un distorto standard e poi avere un solo. Basic, però sono suoni alla fine, cioè la ricerca è sempre quella di avere un suono abbastanza grosso e che, come dire, non esagero mai con la distorsione, perché mi sono reso conto negli anni, all'inizio ero uno che tendeva a sgasare, poi ti rendi conto che in realtà più sgasi meno la roba esce, cioè più si diventa una specie di zanzara che si confonde sì. Nel resto, per cui ho fatto un lavoro appunto di, come dire, di less is more in qualche modo, e infatti è diventato molto più intelligibile, un po' più preciso. Malmsteen non sarebbe d'accordo, ma... lo so, infatti non è tra i miei riferimenti, diciamo così, ecco. Però a mio parere si sente tantissimo che è studiato, infatti sentendoli io ho fatto il processo contrario, ho sentito te live, certo, ho sentito cazzo, i suoni sono perfetti. Grazie. Nel mix, nel contesto, sono certo. studiati benissimo. Adesso sentendoli per la prima volta da soli dalla cassa, certo. sento, se aggiungerai forse di qua, in realtà tu hai già fatto tutto il lavoro, l'hai sì. già fatto, e quindi mi stai dando risultato anche a chi ascolta di quello che dovrebbe essere un suono finito, certo, finito. Che funziona. Ma che è ovviamente un processo che è stato fatto in collaborazione con Alex Tracarichi, che è il fonico che, okay, che lavora con noi, che ovviamente sentendo da fuori sì. mi dice guarda qui un po' meno, qui un po' di più. E questo devo dire che comunque ti aiuta molto, perché finché sei in studio
non ti rendi conto e ripeto, tendi magari a esagerare con i delay, con i processing, anche soprattutto con gli effetti di modulazione che sono molto pericolosi in un ambiente live molto riverberato, perché il chorus, il phaser, quelle cose lì tendono un po' a, cioè sono molto belli se li senti così. Poi appena vai dal vivo diventano un po'... Rischio la confusione. Si confonde un po' tutto. Un'altra roba un po' divertente, ma così giusto per giocare un po', è sull'Uomo Ragno, dove abbiamo una parte di... Abbiamo proprio un ingresso di esplosione, no? Sì. E la cosa che mi diverte fare adesso, vabbè, la pedaliera è qui sul tavolo, per cui non riesco a farlo col piede, però la cosa carina è che io accendo e spengo questo con lo Zoia un effetto di stuttering. Faccio entrare e uscire in momenti molto brevi, adesso non lo riesco a fare con la mano, però è un colore che può quasi essere interpretato dal pubblico quasi come un errore, come se c'è qualcosa che non sta andando, però è talmente breve che crea una specie di, no, di... Intelligente. Sì, alla fine sì, anche questo molto copiato dal mondo Radiohead, dove lui usa molto questo tipo di effetti. Sto usando un phaser che programmo con lo Zoia come se fosse un multi-effetto qualsiasi, perché la cosa carina appunto è che puoi usarlo anche per fare delle cose basic, per cui questo affare qui mi sostituisce sostanzialmente tipo 4-5 pedalini, cioè se tu dovessi avere il chorus, il phaser, chiarissimo, questo affare qua li fa tutti bene, devo dire. È un pedale programmato, cioè concepito per essere usato con le tastiere. Okay. Ah, ok. Per cui ha tutta una serie di cose che sono proprio da tastierista, da appunto da studio quasi più che ritornello. Molto basic poi in fondo e basta, insomma, questo è un po' una panoramica delle cose basilari che ci sono. Non ti ho fatto sentire il wah perché non riesco a salire più o meno, ce lo immaginiamo, sì, sempre il wah. E questo, insomma, ecco. Ah, un'altra roba che faccio sull'Uomo Ragno, invece di usare lo stutter, vagamente somiglia alla sirena dell'Uomo Ragno, perché se tu agisci con il piede, con il dito non funziona tanto, ma con il piede lentamente hai, perché lui se... molto divertente. Bellissimo. Beh, io ti ringrazio soprattutto per l'esempio portato qui in laboratorio di un setup live al 100%. Grazie che a voi. Non è altro che quello che utilizzi. Sì, in effetti devo dire, appunto, questo è il risultato di un po' di esperimenti, di anni, da quando sono tornato al mondo analogico, come ti dicevo prima, sai, col digitale ovviamente hai tutto, però c'hai anche il limite che hai quello che è, nel senso non ti puoi inventare cose particolari, hai una serie di distorsori, una serie di delay, una serie di riverberi, una serie di cose precostruite. Se ti vuoi inventare delle cose strane non lo riesci a fare più di tanto, ti devi comunque appoggiare a dell'hardware esterno. Per cui a questo punto ho detto, vabbè, senti, me la costruisco io come un po' me la immagino, e sono partito ovviamente sostituendo cose, arrivando qui devo dire, insomma, sono abbastanza soddisfatto perché più o meno c'è tutto. Una cosa che non ti ho fatto sentire è lui, che uso poco, però insomma è una cosa.
campiona un piccolo frammento e lo ripete all'infinito fino a quando non ne fai un'altra. E questo è divertente se vuoi fare dei droni, delle cose. Ovviamente non è un tipo di suono che riesco ad usare molto in un contesto pop. Lo uso magari in studio su certe cose, magari anche di elettronica che faccio io, dove mi serve dell'ambiente, delle cose particolari, perché poi si sente con una chitarra, per cui è un suono diverso da farlo con una tastiera, ed è divertente, sì. Grazie ancora, grazie infinite, super gentile. È stato un grande piacere. E tanto alla prossima. Bella.